Ovviamente mi sono confrontata a direttori, cose che qua mi sembra roba di Stato. Effettivamente lo Accendi è. il microfono. Effettivamente lo è. Allora, praticamente i Partiamo concetti. da distante, perché non parliamo subito di Gabanelli. No, Partiamo no, un no, partiamo. attimo, chi Però sono aspetta, io? aspetta, no, però Perché... voglio dire una cosa, Beppe. Allora, quello che poi vedrai in Andrea, onda Andrea, è un minuto e sempre mezzo. dall'altra parte. Perché, No, no, perché è lo ah, spazio che si no, dà al ora no. TG1, che si dà al TG1 sempre a Ma Bersani. purtroppo Tutte le per altre interviste sono vabbè, ma sempre state. io non. Perché la pezzatura di un minuto e Ma io non mezzo. posso in un minuto e mezzo esprimere dei concetti che sono 5 anni che ci Giro. lavoro. Non è È possibile. acceso? No, no, devo mettere il microfono. C'è una tasca di qua. Lo Non è so, possibile. Beh, noi la però. infiliamo qua dentro, Cioè, hai semplicemente. capito? Cioè, essendo un telegiornale. Voglio dire, nazionale, dobbiamo usare come per tutti la stessa misura, cioè nel senso che se tutti Ah, lì, io se sì. tutti, hai capito? Ho capito, se No, tutti fanno un minuto e mezzo, bisogna fare un ho minuto capito, ma io e non è che sia sempre lì a fare interviste, questi qua sono tutte le sere, cioè io ho bisogno di spazio, se non è il TG1 io fatemi un'altra cosa, ho bisogno di un minimo spazio per capire far capire ai telespettatori chi sono, cos'è il movimento, Ma quello come l'abbiamo già nasce, spiegato tante di quelle no, invece volte. non l'avete Come no? spiegato Abbiamo io. fatto anche un servizio bellissimo, l'Uverà, abbiamo fatto uno speciale di un'ora sul movimento, Va bene, Beppe. dai, fai Abbiamo due appena domande. fatto uno speciale di un'ora. Va bene. Un attimo solo, sono bianco. Altrimenti, Certo. Allora, velocissimi, vai. Un minuto e mezzo per raccontare la mia vita, la vita di 5 anni. Un no, minuto e mezzo. no, È questa la fretta che avete, la ma non è la sintesi fretta, è di il tutto. Lo telegiornale, però so, sono tutti i telegiornali che sono lo so, così. ma non è Abbiamo fatto un'ora possibile. sul Sì, movimento, però, ma ho capito, ma io no, ho difficoltà in un minuto e mezzo. Io ho difficoltà. In un minuto e mezzo però posso dire dico. una parolaccia. No, ecco, l'unica cosa che non deve dire sono le parolacce, No, perché. allora No, dimmi cos'è, qual è il cambiamento che vuoi no, 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 fare epocale nel mondo in un minuto e le mezzo? parolacce no, No, l'unica no, cosa che no, non no, si no. possono dire qua, Guarda, mi non raccomando, devi fare il vai. bravo, perché se no lo mettiamo con la Gira vecchia casa, io nessuna metto quello. parolaccia, Vabbè, nessuna promesso, nessuna parolaccia, nessuna parolaccia. parolaccia. No, allora, a parte. No, a parte gli scherzi. No, adesso a parte gli scherzi, abbiamo fatto davvero un'ora su Vada, tutto il va. movimento. Sì, Vado, vada. oggi siamo un po' più L'avete mandato sull'attualità. in onda a luna di notte? No, non No, è vero, alle vabbè. 11 è stato anche messo, Alle cioè era 11. Benissimo. bellissimo, Walter era bellissimo. Bellissimo, va bene, vai. C'è una riconciliazione quindi tra la televisione di Stato e la mia persona e il movimento? C'è un po' di riconciliazione? Avete aperto un po' uno Beh, noi spiraglio? non l'abbiamo mai chiuso, Non l'avete mai spiraglio. chiuso? No, Benissimo. Bene, allora, noi bene a aspettavamo da sapersi. tanto questa intervista. Sì, Aspettavate? certo. Fantastico, vai. Allora, dunque. Lei ha chiesto e ottenuto voti all'insegna del cambiamento, però finora ha detto solo no. Con i no come si fa a cambiare il paese? No, no, ma dobbiamo fare un passo leggermente indietro. Innanzitutto io vorrei dire una cosa, io sono un po' irritato, ma un minimo sindacale, perché voi considerate il movimento, viene considerato dai media normalmente come questi ragazzi che smanettano sul computer, i grillini, questa cosa. Voi dovete dare la pari dignità a questo movimento perché è diventato quasi il primo partito in Italia, il primo movimento politico. Quindi abbiamo questa responsabilità, ce la sentiamo. Noi abbiamo fatto le nostre elezioni online, sono stati scelti dei parlamentari che sono dei portavoce dei cittadini fuori e sono 163 parlamentari dentro e adesso assistiamo a una cosa vergognosa, vergognosa perché il Parlamento è paralizzato e potrebbe benissimo legiferare domani mattina. Parlate con i vostri costituzionalisti, io ho parlato con i miei costituzionalisti Quindi il perché... cambiamento potrebbe partire già da domani mattina se si legiferasse. Assolutamente, c'è un governo, c'è un governicchio, c'è. Se un ministro si dimette vuol dire che era in carica, c'è un governo. Hanno fatto la commissione, hanno bloccato le commissioni, bloccato le commissioni. Noi abbiamo 160 parlamentari pronti, col conflitto di interessi, l'incandidabilità di Berlusconi. Abbiamo la legge contro la corruzione, abbiamo le leggi per fare la piccola e media impresa, detassarla, l'IRAP, eccetera. Abbiamo detto al signor Bersani, caro Bersani, diamo un segnale insieme, vuole dare un segnale insieme?
non chieda i nostri voti, chieda una nostra collaborazione, diamo un segnale. Noi ci siamo tolti 42 milioni di rimborsi elettorali, faccia altrettanto con i suoi 46 milioni, non ha neanche risposto. Vuol fare una legge per l'incandidabilità di Berlusconi, la facciamo, ce l'abbiamo già pronta, andiamo lì e facciamo. Vogliamo togliere la legge del Porcellum? Siete tutti d'accordo a togliere il Porcellum? Domani mattina il Parlamento può abrogare la legge vigente e tornare alla legge di prima. Si può fare, si può fare. Quindi loro hanno paralizzato il Parlamento per portarlo a settembre, perché poi c'è l'estate. Paralizzando le Camere non si può fare nulla. Quindi il Parlamento è in ostaggio e vogliono tutti governare, governare, governare. Il governissimo, capisci? Adesso la responsabilità è nostra. Questa gente che ha disintegrato il paese adesso dice: Grillo non vuole, dice di no. La sua prima domanda è questa: dice di no, di no, di no. Crea l'ingovernabilità e allora non si può andare avanti così. La colpa è di Grillo per fare gli inciucetti che fanno da 20 anni. Ora, se Berlusconi e Bersani si incontrano in una stanza buia a decidere chi sarà il prossimo presidente della Repubblica per 7 anni, che non si può sfiduciare, ce lo terremo 7 anni, e scelgono un presidente di garanzia giudiziale, non garanzia per gli italiani, e scelgono tra nomi come D'Alema, il principe dell'inciuccio, e Amato, l'ex tesoriere di Craxi, allora questo paese è su una bomba atomica. Senta, il vostro candidato è la Gabanelli. Voi chiedete agli altri partiti di votarla. Perché? Perché è il segno di un cambiamento. Io non me l'aspettavo. Ma la Gabba è una signora, è una giovane signora, una che non ha mai fatto inciuci a destra, a sinistra. Cioè, è una persona che potrebbe dare veramente una svolta. È una chiara svolta al paese. Se tu guardi i presidenti della Repubblica nel mondo, ma rimani sbigottito rispetto ai nostri. Abbiamo in Brasile un'ex rivoluzionaria che è stata in galera, che è diventata presidente dopo un ex sindacalista in Brasile. Abbiamo coltivatori di coca che vanno a fare i presidenti della Repubblica. Abbiamo ex attori negli Stati Uniti che diventano presidenti. Abbiamo culturisti che diventano governatori della California, quarta potenza del mondo. E noi ancora con i settantenni, gli ottantenni, noi siamo una società vecchia. Vecchia, forse la più vecchia d'Europa. Abbiamo più 65enni che ventenni. Dobbiamo dare un segnale forte, che può essere la signora Gabanelli, può essere Gino Strada. È veramente una cosa straordinaria. Allora, c'è da scegliere adesso. Scegliere D'Amato e D'Alema è un suicidio politico, sociale e porterà alla disgregazione del paese. Questo lo capisce anche un bambino, solo l'idea di averli pensati. Senta, dietro i candidati di facciata dopo la terza votazione potrebbe emergere Rodotà o Prodi. Che farebbe il movimento su questi due nomi? Sceglierà il movimento, ma sono sicuro che la scelta sarà su Rodotà. Questo poi sceglierà il movimento in tutto. Queste votazioni sono state online del movimento, non mie o del gruppo parlamentare, che ripeto, sono portavoce del movimento fuori. Noi abbiamo fatto le elezioni online, tutte le televisioni del mondo ci stanno guardando con gli occhi sbarrati perché siamo l'unico, abbiamo fatto una rivoluzione proprio francese, senza ghigliottina, senza soldi, in 3 anni, mettendo dentro persone per bene, oneste, incensurate e trasparenti, senza soldi, rifiutando 42 milioni. Abbiamo dato un esempio. In Sicilia nessuno credeva, nessuno crede, sempre sbigottiti, grillini, nessuno crede. Andiamo a Parma, prendiamo il comune di Parma, ma come hanno fatto? Andiamo in Sicilia, diventiamo il primo partito in Sicilia, come abbiamo fatto? Ci sono milioni di persone così, milioni di comitati, associazioni, milioni che vogliono cambiare, pensare un'utopia. Sarà un'utopia pensare a un mondo diverso, che sia la crescita, il PIL, di fare cose diverse. Qui abbiamo la piccola impresa e media impresa, siamo in Friuli, sono in L'altro giorno una signora di 60 anni, un'imprenditrice di 60 anni, si è alzata e ha detto: Cosa stiamo a parlare qua? Dobbiamo andare a Roma, circondare il Parlamento e dare una mano ai 163 parlamentari. Una signora di 60 anni, non era uno di un centro sociale o un ragazzo incazzato. Quindi abbiamo questo clima. Quindi legge il reddito di cittadinanza, nessuno può ammazzarsi, basta perché perde il lavoro. Dobbiamo salvaguardare le famiglie, non le industrie. Se un'industria, l'economia serve a dire che cosa produrre e cosa non produrre, non a parlare di spread. Parlano le spread gli economisti, confondono l'economia con la finanza. Lo spread è stata un'illusione che ci hanno preso per il culo per dei mesi, mesi e mesi. Lo spread va benissimo, il paese non c'è il governo. Tutti che vogliono governare, governare, governare e non parlano del Parlamento.
Che il governo ha bypassato il Parlamento già da qualche anno, fanno i decreti legge bypassando il Parlamento e convertendoli in legge col colpo di fiducia. Ma che cosa è diventata? È una repubblica basata sul Parlamento, sul popolo? Che cosa è diventata questa roba qua? Senta, se il PD votasse Gabanelli o Rodotà, lei ieri mi ha detto potrebbe essere un primo passo verso Assolutamente un'intesa anche per il sì, governo. Ecco, ma in che modo si assolutamente. potrebbe fare questo governo? Ma scusi, io avrei fatto una. Fossi stati Bersani, fossi stato io Bersani. Prendevo atto che nasce una cosa strepitosa dal nulla. Diventa il primo partito in Italia, il Movimento 5. Sarei andato da me, che sono il responsabile, diciamo, chiamiamo il responsabile politico, perché per una ragione di giurisprudenza ho dovuto il capo politico del movimento. Perché non sono un capo, sono un garante, ci tengo a dirlo. Ma sarei andato da lì, avrei detto: senta. Prendo atto che siete una forza politica consistente. Possiamo fare qualcosa insieme, governiamo insieme. Lui invece è andato a caccia di voti, quando sapendo benissimo che il nostro statuto non lo permette, che noi abbiamo fatto una campagna politica fuori tutti e siamo ancora così, Senta, però lei gliel'ha fuori proposto tutti. invece governiamo Io insieme ho proposto a che Bersani. saranno costretti e sono già costretti a farlo, a seguire il nostro programma. Allora io ho detto, caro Bersani, dai un segnale, togliti questi 48 milioni di rimborsi elettorali. Invece vengono fuori i saggi confermandosi i soldi alla politica, perché la politica non può farne a meno quando la gente è disperata. Però Ma stiamo mi scherzando? scusi Grillo, mi scusi Grillo. Ecco. Allora, Bersani vuole i voti, dice dateci voti su questi 8 punti. Benissimo. Ma no, Le, 8 lei punti, di... no, 8 No, aspetti, aspetti, punti. lei però dice dateli voi i voti a No, noi no, sui nostri no, 20, quindi no. si resta all'impasse. Io ho detto, scusa, ma la legge contro la corruzione, l'incandidabilità di Berlusconi sarà una battaglia della sinistra. Noi ce l'abbiamo già, abbiamo già il disegno di legge già pronto, la legge anticorruzione, la legge sul conflitto di interessi che ha assegnato così, regalando la sinistra le tre concessioni a Berlusconi in cambio dell'1%. Ma stiamo scherzando, vogliamo rientrare di queste Quindi cose? un'intesa verso un governo con il PD, come si fa? No, Ma non c'è intesa. lei ha detto che ci potrebbe essere se il PD votasse Guardi, Gabanelli o devono Rodotà. andare via. Devono andare via i vertici, fare un passo indietro. Vogliono bene alla nazione, non devono dare la responsabilità a noi, questa gente. Bersani è lì da Quindi 25 Bersani anni. dovrebbe fare un passo indietro. Tutti, Bersani, Violante, tutta gente Quindi in che. quel caso, se Tutti votassero Gabanelli i o Rodotà e giovani, facessero un e passo indietro, ci coi potrebbe giovani essere del PD, coi un'intesa? giovani del PD, come coi giovani del PDL, stiamo facendo un sacco di cose insieme, raccolta firme, le stiamo facendo le stesse battaglie. È questa gente, questi 100, 200, 300 dirigenti che sono lì e sono i responsabili del disastro di questo paese e sono lì a dirci come dovremo trovare le misure per i danni che hanno causato loro. Non si possono accettare queste Senta, cose. quindi svecchiare potrebbe essere Ma un passo verso una governabilità? non è solo svecchiare. Svecchiare è una cosa. Innanzitutto il voto al Senato si può dare anche a 18 anni, non a 25. Si può, sono tutte cose della sinistra. No, ma io dico svecchiare il PD. Se Bersani facesse un passo Ma indietro, si potrebbe avviare un'intesa per formare finalmente un questo lo governo? deciderà la rete col nostro programma. Le ripeto, i suoi 8 punti sono 8 finte. Sono 8 finte. L'ha chiesto la rete se voleva stare col Noi PD o abbiamo no? chiesto, il gruppo ha deciso. La Però senza rete, ma interpellare la rete, lei. scusa, la rete, il movimento è quello che ha fatto una campagna con queste clausole. Uno, nessuna alleanza con nessun partito, ce l'abbiamo nella statuto. Nessun inciucio con nessuno. Noi andiamo avanti con questo programma. Se il programma è condiviso da qualsiasi partito, facciamo le battaglie insieme. Non ci sono idee di destra o di sinistra, ci sono buone idee o cattive idee. Ma con un partito che dice nucleare di quarta generazione sicuro, che vuole privatizzare l'acqua, che vuole fare la che non serve a nulla, grandi lavori, che finanzia una guerra ed è d'accordo ad andare in Afghanistan, che fa tutte queste porcate, noi non abbiamo niente a che fare. Se invece, togliendo i giovani del PD che hanno capito benissimo, vogliono fare una battaglia con noi per tornare alla scuola pubblica, alla sanità, per fare il wifi libero e gratuito, c'è cioè l'ingresso alla rete per diritto di nascita, quindi inserire nella Costituzione, se vuole dare ai cittadini degli strumenti come i referendum propositivi da inserire nella Costituzione, sono ben accetti. Senta, ma mi dica sì o no. Bersani deve fare un passo indietro, sì o no? Bersani deve andare via, deve avere il coraggio per il bene di questa patria di dire ho sbagliato, mi prendo le mie responsabilità, scusate e vado via. Ecco, a quel punto si può provare a trovare un Ma punto d'incontro tra vedremo, Movimento 5 poi Stelle e vado PD? con i giovani sicuramente, ma anche col PDL, con i giovani del PDL.
Qui il problema è abbiamo una salma di cera che grazie, se noi entrassimo in Parlamento, la salma di cera si È scioglie il vero. giorno dopo con le nostre leggi per l'incandidabilità sua. Un'ultima domanda. Lei ieri mi ha detto la prima cosa che dovrebbe fare il Presidente della Repubblica sarebbe quella di dare l'incarico al Movimento 5 Stelle. A chi? A Beppe No, Grillo? no, 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 io non sono candidabile. Io quando sono andato dal Presidente della Repubblica, che mi ha gentilmente ricevuto, mi sono messo la giacca, la cravatta, sono stato perfetto, siamo stati tutti perfetti. Io ho parlato forse poi solo io, perché capivo benissimo che il suo impedimento era quello. Lui mi ha detto, io ho detto, perché non ci dà la fiducia? Siamo noi il nuovo, ci metta alla prova. E lui Io, se cosa ha mi dà 3 giorni risposto? di tempo, le porto una squadra di governo di 10 persone al di fuori del bene e del male con dei curriculum E straordinari. lui Le cosa ha porto le risposto? persone. Lui ha detto: non posso, non può, non si può perché lei non ha i numeri. Va bene, ma il Allora, nuovo Presidente della i Repubblica numeri. potrebbe Ma dare mi la scusi, fiducia ma al mi scusi, ma mi Movimento. scusi, i numeri. Craxi, come è andato al governo con l'8%? La democrazia dice che il capo della coalizione maggioritaria prende l'incarico di formare il governo. Se non riesce, passa alla seconda coalizione e siamo noi. Perché non ci ha detto a noi, non ha dato questa opportunità? Perché Se. ci considerano i grillini, Va gli bene. scemeti, quelli Ok, sotto i se il nuovo computer, coi Presidente guru. della Repubblica vi desse questa opportunità, quale sarebbe il candidato Premier No, adesso vostro? non glielo posso dire perché è una cosa che decideremo insieme, non sono io. Decideremo insieme, ci sono Beh, persone nella lo rete, decide il ma lo Presidente della Repubblica a chi dare l'incarico. deciderà il Presidente della Repubblica, certo. Non abbiamo il premierato, qui parliamo sempre di premierato, il Presidente della Quindi Repubblica. ci sarà. Quindi lei immagini se sarà D'Alema o Amato, lei Ma capisce benissimo un nome che. che lei Non lo piacerebbe? so, non lo so, no, Me ne faccia uno. veramente non lo so, non so neanche chi pensarlo adesso. Adesso abbiamo altri momenti, siamo in Friuli, siamo con i piccoli e medie imprese che non arrivano a settembre. Questo è un popolo strano, cari amici, siamo strani anche noi, 9 milioni che votano ancora Berlusconi, che stanno a galla sulla crisi. Abbiamo il popolo spaccato in due parti, tre, due o tre parti, gente che galleggia, che non vuole cambiamenti, che ha paura del cambiamento. Noi vogliamo cambiare. La Gabanelli o Gino Strada sono segnali di cambiamento forti e se capisse la sinistra, quella giovane, quella che vuole le stesse cose che vogliamo noi, capirebbero che questo è veramente un segnale forte, di cui ha bisogno l'Italia, ha bisogno di fiducia e di cambiamento. Se sono sempre questi a dettare le stesse regole, è finita per questo paese e finirà in modo brutale. Noi cerchiamo di compensare questo vuoto con un movimento democratico. Noi siamo quelli dei banchetti, delle firme, di prendere le 350.000 firme, di andare lì, di farsi eleggere naturalmente, senza violenza. Non riusciremo a reggere per tanto. Senta, Se un'ultima domanda. Se andasse alle elezioni, se il nuovo Presidente della Repubblica sciogliesse le non lo Camere, so. cosa si aspetta per il Movimento 5 Stelle? Ma mi aspetto che il Movimento 5 Stelle Mi dia una entri, percentuale. ma Cosa si entri, deve aspetta? entrare. Guardi, noi obbligheremo che siamo a governare, o che non siamo a governare, siamo all'opposizione. Obbligheremo chiunque a seguire il nostro programma. Berlusconi lo fa già in televisione. Quando dice incandidabilità se hai dei reati per iscriverti alle nostre liste, è un nostro programma. Quando dice via i rimborsi elettorali ai partiti, sono nostri. Quando dice tutta questa serie di cose, l'IMU, la prima casa, l'impignorabilità. È nel nostro programma. Lui ha preso copia e incolla il nostro programma e è andato a dirlo in Quindi è televisione. già un inizio del vostro Ma è cambiamento. un inizio del loro cambiamento. Loro è già cambiata la situazione. Signori, siamo in una grande trasformazione mondiale. 5 partiti sono scomparsi in 3 mesi. Possibile che non capiate che è finita questa democrazia della rappresentanza? È finita, non rappresentano più nessuno se non loro stessi, i loro interessi. I cittadini entrano, che si organizzano in liste, si autoregolano, entrano dentro con un programma e portano avanti delle idee e i cittadini diventano Stato. Non è mai successa nel mondo. Le televisioni di tutto il mondo ci stanno guardando con gli occhi Vabbè, ma così. però non ha risposto alla mia domanda. Se si tornasse a lezione adesso, cosa pensa? Che Adesso come. sarebbe una specie di disastro, penso che la gente non la prenderebbe Ma il bene. movimento aumenterebbe il suo consenso, Può secondo darsi, lei? io credo di sì, ma questo non è il problema del Fino al Movimento 5 50. Beh, se avesse il 50 si Stelle. No, ma potrebbe governare. no, no, guardi, noi non è questa la volontà di questa gente. Questa volontà è usuraia, questa volontà. Vogliono rubare tempo fino a settembre. C'è l'estate di mezzo, il Parlamento chiude, non si delibera, vanno avanti con la commissione speciale, non aprono le commissioni, il Parlamento non delibera ancora per un anno e fanno gli affari loro.
Noi non glielo lasceremo fare, noi abbiamo occupato il Parlamento, quei ragazzi lì, più di fare quello, a leggere la Costituzione, però poi prendono le prime pagine perché una dimostra, cioè dimentica le ricevute, gli rubano il portafoglio, dei titoloni così. Gente che vive in un albergo a 3 stelle come Crimi a 38 euro al giorno insieme al suo collaboratore va a lavorare a Montecitorio in Vabbè, autobus. insomma, non me la Ma fa. Non... voglio dire, ma signori, è già il cambiamento, c'è già il cambiamento. 5 partiti non ci sono più, Vendola è fuori, Fini è scomparso, Monti non c'è più, gli altri partiti, Monti, Fini, c'è cioè, l'UDC, quell'altro del Casini non c'è più, ma in 5 mesi Di Pietro è scomparso. Allora, mi dite, è un cambiamento o no? Se ne stanno andando a casa, sì o no? Io credo di sì. E adesso li abbiamo messi noi alla prova, sono loro a decidere. Le 3 persone che abbiamo scelto in lista così sono 3 persone gradite a tutta la sinistra, anche ai giovani. Sono graditi e abbiamo la legge per l'incostituzionalità della candidatura di Berlusconi, l'incandidabilità di Berlusconi. Perché non l'accettano? Perché Va non dicono bene. chiaramente questa cosa? Facciano la battaglia con Va noi. bene, il nome per il suo premier non me l'ha No, fatto, ma non però. ce n'è. Nomi non me li fa. No, il premier nostro è il Movimento 5 Stelle e il nostro programma è la Beh, ma un Bibbia. nome ci sarà, lo sceglierà il Presidente del Consiglio. Uno Guardi, che piacerebbe a noi lei, siamo Presidente della sempre, Repubblica, lo sempre sceglierà. su quel, sul nome, sul Eh beh, nome, ma per su quello forza si che deve. cambierà il Eh beh, mondo, ma lo dice la Costituzione. l'uomo. Cioè, Sì, il Presidente della Repubblica dovrà fare un nome, dovrà scegliere. certo. Si può fare, si può fare. Vediamo chi è il Presidente della Repubblica. Vedremo chi è. Io le ripeto che se ho letto quello che succederà, quello che ho letto sui giornali, il problema non è l'economia, sarà l'ordine pubblico. Grazie. Va bene. Grazie. Perfetto. È stato sintetico. Rispetto al solito è stato sintetico da morire. Apprezzo lo Va sforzo. bene. 21 minuti e 55, quindi un Cavolo. minuto Ci e sarò quattro. licenziata per 21 minuti. Ne devo trarre 1 minuto e mezzo. Poi non mi dite che taglio, eh. Prendo il microfono.